l'ultima parte di Focus, l'importante è salvare la poltrona. Eravamo partiti dalla legge elettorale, la prima fiducia è passata con 352 sì, 200 e 207 no, ne mancano due di fiducia, però insomma la strada è spianata e abbiamo detto anche quelli che volevano votare contro, poi alla fine hanno detto ma meglio non far cadere il governo così salviamo capra ai cavoli. Questa è una chiave di lettura, poi ce ne possono essere tante altre, ma bisogna salvare soprattutto i soldi. E che cosa è successo nella regione del Veneto? Che 3 milioni e mezzo stanziati dalla regione per un centro dei disabili sono finiti in una polleria, come la chiamiamo? Una galletteria, un birrificio. Vediamo il servizio, sentiamo cosa dicono l'assessore Ciambetti e Alessandra Moretti. No, abbiamo mandato tutto in procura, abbiamo mandato noi. Dopo lo scandalo della birreria sociale di Nervesa, spunta ora il caso di un birrificio sociale, stavolta di Monfumo. La denuncia è dell'assessore regionale al bilancio Roberto Ciambetti. Pesanti le sue accuse nei confronti del PD. Anche il PD ha partecipato, c'è ad esempio un emendamento fatto dal PD e firmato da, mi pare, molti consiglieri del PD, che mi è stato chiesto in maniera, diciamo, piuttosto energica da parte del PD di inserire in questo elenco, che mi pare il birrificio sociale di Monfumo, quindi chi di birra ferisce, di birra che perisce ogni tanto. Contributo richiesto dal PD per diverse centinaia di migliaia di euro, a detta dell'assessore Ciambetti. Era qualche centinaio di migliaia di euro, cioè, ma non è tanto la somma, ma è il modo, il metodo di pretendere che alcune cose vengano scritte nel bilancio. Un modo assolutamente lontano dalla politica normale del Veneto, però in questo caso appunto con pressioni e ripeto anche con iniziative piuttosto muscolari, pur di chiudere il bilancio abbiamo fatto quello che ci hanno chiesto i vari gruppi, appunto PD compreso, con questo emendamento sul birrificio e per venire fuori dall'aula e dare un bilancio alla regione del Veneto. Dura la replica di Alessandra Moretti, la candidata democratica alla presidenza della regione risponde con un affondo presentando un'esposta alla Corte dei Conti sulla Onlus Fantasma di Nervesa. La regione ha investito 3 milioni di euro nell'ex Disco Palace per un progetto di carattere sociale, salvo poi trasformare il locale in una birreria. L'intera vicenda ha dell'incredibile, dice. Vogliamo fare chiarezza sull'accaduto per il bene dei cittadini, conclude. Servizio di Anna Maria Parisi, bisognerà fare chiarezza, ci sarà una seduta straordinaria del Consiglio regionale. Noi abbiamo, come giunta regionale, il presidente Zaia è stato immediatamente, ha inviato tutte le carte in procura, perché è evidente che quello che è emerso e che sta emergendo è una frode poderosa ai danni della regione del Veneto. Certo. Quindi insomma non solo Corte dei Conti, prima di tutto la Procura della Repubblica, perché se si dimostrerà quello che viene accusato ci sono pesanti ripercussioni, si deve andare fino in fondo, non si può fare qualcosa del genere sulla pelle, soprattutto dei più fragili, cioè dei disabili. Certamente. Nel calcio c'è la panchina d'oro all'allenatore più bravo, in politica ci sarà la carega d'oro per quei politici che vogliono fare più di due mandati. È pieno di carega d'oro. Leggiamo gli sms per i nostri amici non vedenti. Allora, Laura Di Lucia Coletti. Mi premeva tornare su alcuni punti che sono stati toccati e a partire anche dal tema del lavoro, perché scorgendo, leggendo alcuni degli sms che sono arrivati, i temi sono quelli della realtà e lavorando ogni giorno, e io lavoro ogni giorno visto che non sto dall'altra parte, ci si rende conto che la dimensione che stiamo vivendo, cioè la precarietà di vita in cui stiamo vivendo, è drammatica. Gli sms raccontano la paura di fatto, ed è per quello che è irresponsabile cavalcare le paure della gente in questo momento storico. Invece bisogna andare alla radice di queste paure e quindi riflettere invece come le politiche o le mancanze di risorse o i tagli continui e la compressione anche verso gli enti locali e il venir meno di quelle risorse che servono per il welfare, che servono per la scuola, che servono per la salute, che servono quindi per la sanità, vengono anche da una debolezza della politica degli ultimi anni, una debolezza della politica che ha ceduto il passo alla accountability, alla contabilità, alla finanza e ai dettati della finanza. Allora
è il caso di riprendere la politica, ma di rovesciare lo schema. È quello che noi vogliamo fare. Noi proponiamo esattamente un rovesciamento di paradigma. Non è la contabilità che ci deve dire cosa dobbiamo fare, ma noi dobbiamo avere ben chiari gli obiettivi politici dove dobbiamo andare. E i ben chiari obiettivi politici sono per l'appunto quelli di alcuni assi su cui bisogna assolutamente lavorare. Ma perché? Per la sicurezza, parlare di lavoro e non di precarizzazione del lavoro. Ricordo che nel giornale di oggi, notizia di oggi, che quelle politiche che hanno portato alla costruzione di queste miriadi di centri commerciali, con l'idea che ciò procurasse lavoro, adesso si stanno praticamente svelando per quelle che erano. Prima hanno desertificato le città, rendendole meno sicure, impoverendole. E dopodiché adesso noi ci troviamo questi centri commerciali, notizia di oggi, che stanno praticamente dichiarando esuberi. E quindi non solo quello era un lavoro sottopagato, precarizzato, con pochi diritti, ma adesso sono anche in esubero. Questi tagli hanno portato per giunta addirittura ad arrivare che comuni commissariati, come il Comune di Venezia, fanno licenziamenti, a notizia di oggi, licenziamenti collettivi. I comuni fanno licenziamenti collettivi, hanno licenziato collettivamente delle persone che erano ad un contratto a tempo determinato, ma sono stati licenziati in blocco. Un comune commissariato, torno anche su questo, per ricordare a Simone che questo comune commissariato è tale da un anno perché è successo qualcosa il 4 giugno del 2014 che ha investito la regione e che ha investito il comune. Allora bisogna anche ricordare cos'è successo, perché quello che è successo non è finito. E si è svelato un sistema di corruzione pervasiva del nostro territorio. Un sistema di corruzione e in cui sappiamo che nel nostro territorio, nel Veneto, si infiltra anche la criminalità organizzata. E perché ci torno a questo riguardo? Perché la corruzione ha drenato risorse, drena risorse, risorse ingenti, su cui bisogna investire invece, bisogna toglierle a quel sistema e si può investire su ciò che serve, welfare, sanità, scuola, lavoro, perché il lavoro bisogna produrre il lavoro. Allora, quando si parla di corruzione, e bisogna parlarne perché purtroppo è stata bipartisan e quindi bisogna fare chiarezza su questo, allora quando si parla di corruzione bisogna capire anche quali sono i meccanismi criminogeni che hanno prodotto, hanno favorito la corruzione, la decretazione emergenziale, la produzione di commissari straordinari, le leggi obiettivo, l'assegnatario unico, il consorzio Venezia Nuova. Sappiamo che lì, in quei meccanismi sono stati criminogeni, quindi bisogna riportare la decisione nella dimensione pubblica, è lì che bisogna agire, bisogna agire in una maggiore democrazia e democratizzazione della decisione. Ricordo che a questo riguardo, mi dispiace dire a Simone, in tal senso il senatore Casson, che è candidato a Venezia, sta proprio lavorando in tal senso ed è proprio stato uno di quelli che ha avuto il coraggio di denunciare e di dire a chiare lettere i meccanismi che sono stati nella corruzione del consorzio Venezia Nuova. E che per governare una città servono alcuni saperi e non una, come dire, acquisto di una città a son di denaro, no, pesante, come sta facendo Luigi Grugnaro, che ha comprato qua e là interi palazzi per Mestre, per Venezia, per una campagna elettorale. Non so se li ha comprati e li ha affittati, ma c'è un palazzetto intero a Piazza Ferretto, dietro Piazza Ferretto, no? Comprato, affittati. Comunque li sta dominando, li sta dominando. Posso finire, Simone? Allora, la mia domanda è, io non sto dicendo che ha rubato, non sto dicendo che ha rubato, Luigi Grugnaro ha assunto i soldi, ma ci mancherebbe altro.
Posso concludere, Simona? Se posso chiarire un punto, non ha comprato nessun palazzo. Ma ha occupato i campani elettorali, anche se fosse, non è mica una colpa, voglio dire. Cioè io non ho detto. No, ti volevo solo dimostrare che è una bugia. Io non ho detto. Ti volevo solo dimostrare che è una bugia. Soldi, ma dico che in campagna elettorale sta occupando una scena esortante. Allora c'è da interrogarsi, sugli equilibri di risorse in campo. Non ha le sedi del PD, che sono quelle della fondazione degli ex DS. E allora il candidato Brugnaro, non avendo sedi di partito come le ha il PD, una per quartiere con i soldi della vecchia fondazione DS e prima del PC, non avendo alle spalle il finanziamento pubblico, non avendo alle spalle onorevoli deputati che possono finanziare la campagna elettorale, non avendo alle spalle la campagna regionale che riversa risorse in città, ha detto: metto un po' dei miei soldi che mi sono fatto lavorando da 15 anni, facendo prima il cameriere e poi l'imprenditore, senza che nessuno mi regalasse nulla, di sfruttamento del lavoro, detto, con umana, io, perché ricordiamo un imprenditore che, a differenza tua, dà lavoro a 1200 persone, cosa che tu non fai, per carità, sono scelte, lui lo fa, tu no, che dà lavoro a 1200 persone a 12.000, a 12, io lavoro, non dai lavoro a 12.000 persone, no, io formo, bene, che è un lavoro nobilissimo e rivendico questo lavoro, ma non devi permettere che io non do lavoro, perché io creo le possibilità, sfrutta il lavoro, quindi ti mangi anche quella. Non avendo questa disponibilità che il Partito Democratico ha in città e non avendo nemmeno la posizione di senatore e di ex magistrato con la quale oggi fa campagna elettorale in città il candidato sindaco Casson, dice: io mi faccio conoscere, come posso, affitto degli spazi al piano terra in modo che i cittadini, uno per quartiere, vengano a conoscermi. E non dice solo ne affitto uno in piazza Ferretto, uno in piazza San Marco, no, inizio dalle periferie e ne faccio uno a Marghera, alla città dove c'è la più alta percentuale di immigrati e quindi di conflitti abitativi, perché non pagano nel condominio e quindi ci sono conflitti giganteschi, l'affitto lì nelle periferie. Benissimo. E dalle periferie riparto, perché se ripartono le periferie riparte anche il centro, mentre la sinistra borghese, la sinistra bourgeoise, quella che si riempie la bocca di belle parole e a cui danno fastidio dei danni che portano la bocca, critica Brugnaro solo perché affitta le sedi, non avete i contenuti. Il problema è che voi pensate che al lavoro si crea il contenuto. Siete fissati con questo concetto. Dove sono più spazio, più lavoro, più controllo. Dove sono i contenuti? Il lavoro si trova senza lo Stato. Che legge Brugnaro è pieno di conflitti di interesse. Ma quali? Con il Comune di Venezia. Parliamo dei pili. Parliamo dei pili. Parliamo dell'acquisto. Parliamo dell'acquisto dell'isola di Poveglia. Parliamo di tutte le questioni. Parliamo di Poveglia. Parliamo di Poveglia perché parliamone un minuto, perché si lanciano accuse strali per poi scusa, l'isola di Poveglia si è mossa un'intera città per impedire quella cosa. No, un'intera parte di città. Perché doveva incontrare l'agenzia del demanio? No, però per dovere di cronaca, qua si lanciano accuse. Allora, dai, l'agenzia del demanio ha messo a gara la gestione di un'isola. Esatto. Per 99 anni e ha detto: tu con dei soldi ti prendi l'isola e in più ci metti almeno 40 milioni di euro per fare degli investimenti. Quindi chi se la prendeva si prendeva un buco di 40 milioni. Allora due erano le cose: o andava a un grosso albergo e faceva il San Clemente bis, perché nessuno ci mette 40 milioni sopra, certo, o andava a qualcun altro. Si è presentato solo l'imprenditore Luigi Brugnaro, che abita in terraferma e quindi conosce il territorio, e dice: siccome io, per problemi legati alla mia, ho voglia di fare un investimento di persona e farci lì un ospedale per disturbi alimentari, sì, io faccio l'offerta. Ha fatto l'offerta, l'unico che si è presentato, quindi grandi, questi grandi che si riempiono la bocca per prendersi l'isola, non si sono neanche visti, ha detto: io metto 40 milioni di liquidità per fare un ospedale pubblico che andasse a spazio pubblico e chi vuole lo può utilizzare, e ci faccio l'attracco per le la diciamo tutta, e ci faccio l'attracco per le riniere, ci faccio il parco, oggi c'è un parco ecologico lì, ci vanno a fare i bisogni perché non c'è un bagno pubblico lì, ci vanno a fare diciamo le grigliate tutta sopra il parco archeologico, sì, sta cadendo a pezzi la chiesa del 500. I competitor chi erano? Un'associazione di persone brave, degne, che però erano tirato su 200.000 euro e che sono ben lungi dai 40 milioni che stanno per mettere in sicurezza quell'area, e se entro 10 anni non investiva i 40 milioni gli revocavano la concessione e perdeva 40 milioni. Se questo è un conflitto di interessi,
ditelo, se è un conflitto spendere 8 milioni per la Reie, se è un conflitto, ditelo, torniamo in C, in D, torniamo allora, in ultima categoria, se è un conflitto, se è un conflitto, se è un conflitto, se è un città, ditelo, e se non è un conflitto fare prima il magistrato, indagare sulla città, e poi candidarsi il sindaco, dimmi se non è un conflitto, avete paura di questo, avete paura di questa città, Ma di cosa stai parlando? Siete nemici del lavoro, del benessere, siete nemici. Perché è venuta fuori la visione. Ma io mi auguro la tua visione statalista, sovietica e perdente. Ma tu hai delle paure? Allora, no, scusate, poi le do la parola a Cavatone. Vediamo, per sempre in nome del pluralismo, vediamo anche il Movimento 5 Stelle a Venezia, la lista del candidato sindaco Davide Scano, che sarà qui nelle prossime puntate. Vediamo. Davide Scano è arrivato leggermente in ritardo, perché cosa è successo? Ma mi è caduta la catena della bicicletta, anche perché io sono insomma un ciclista, vivo a Mestre e mi muovo per lo più in bicicletta. E questi sono gli imprevisti insomma dell'essere una persona normalissima che butta via la spazzatura al mattino, accompagna i bambini a scuola, prende i mezzi pubblici, usa la bicicletta, insomma va a lavoro, e questo è quello che vogliamo portare anche insomma nell'amministrazione comunale, essere persone normali che amministrano il bene pubblico. Una lista all'insegna della semplicità d'animo e dell'impegno civico, quella messa insieme dal candidato sindaco Davide Scano tra i militanti del Movimento 5 Stelle veneziano. Obiettivo dichiarato: portare in comune la rivoluzione. Noi vogliamo rivoltarlo come un calzino, vogliamo aprire Caffarsetti a tutti i cittadini che abbiano la possibilità di interagire direttamente con i consiglieri, portando le commissioni nelle varie municipalità e anche dando la possibilità di potervi accedere con orari che siano confacenti anche a chi lavora. Tra i candidati alla municipalità anche lo storico militante di tante battaglie a difesa dei residenti di Viale San Marco, Alberto Alberti. Ho scelto di candidarmi per la municipalità con i 5 Stelle per continuare anche un senso di sorveglianza del territorio e di stare col fiato sul collo, tra virgolette, anche all'amministrazione, insomma. Siamo persone, appunto, come dicevo, comuni, e che vogliono dare questi 5 o 10 anni per fare politica. Siamo in prestito. Come dice Beppe, noi non siamo professionisti della politica, facciamo solo al massimo 2 mandati e poi ritorniamo alla nostra normalissima vita. Vice di Tommaso Stoppa, Matteo Cavatone. Spero che è incommentabile, voglio dire, è bello il servizio, mi piace anche la macchia di olio sul naso, che forse avrebbe potuto pulirla prima. Ecco, questo è il risultato dell'antipolitica. Persone animate di buona volontà che dicono siamo in prestito per 5 o 10 anni, ma anche lì vedo una certa ambizione, e poi torniamo ad essere persone normali. Sono persone normali anche quelli che fanno amministrazione. Non ho sentito una proposta e non ho sentito un percentile di programma elettorale. Comunque fa bene Grillo ad aver tolto il divieto di andare in televisione e rilasciare interviste, perché questo sicuramente darà la caratura degli esponenti del Movimento 5 Stelle. Mi permetto soltanto di chiudere facendo una battuta. Casson è stato un magistrato sulla cresta dell'onda per la lotta alla corruzione, dato che ne ha parlato l'esponente dell'Altro Veneto. E in una stagione della politica italiana che si chiamava Mani Pulite, che forse qualcuno si ricorda. In quella stagione, alla quale io non votavo nemmeno, ecco, quindi si è conclusa quando avevo 14-15 anni, questo pool di magistrati integerrimi dichiarava apertamente di spazzare via la corruzione. 20 anni dopo la corruzione non solo non è stata spazzata via, ma è aumentata.
il fenomeno corruttivo è aumentato a dismisura e le uniche soluzioni che l'attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, che poi candida i propri senatori già appartenenti alla magistratura ed esponenti di spicco di Mani Pulite, del pool Mani Pulite o comunque dei procuratori che indagavano per reati contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio, è quello di presentare farse sotto forma di leggi che si chiamano leggi anticorruzione, dove l'unica idea, che non è nuova e vecchia come il mondo, è quella di aumentare le sanzioni, quando sappiamo che hanno fatto un giorno di galera, non dico anni, un giorno di galera, meno del 2% degli indagati di Tangentopoli. Ecco, questo è il problema. Le spiego l'efficacia di questo tipo di provvedimenti. Siccome la colpa alla magistratura. No, la colpa è dello, non è la magistratura, la colpa, insomma, è dall'altra parte. Ascolti, se lei avesse aperto il giornale stamattina avrebbe visto che per il MOSE è stato mandato a giudizio il capo della procura degli ufficiali. Sono andati a giudizio della procura di Padova. Sono andati a giudizio pezzi dello Stato, quindi sono andati anche magistrati a giudizio, non è che non riguarda. Ma per concludere, anche lì non serve a nulla pensare di risolvere i problemi della corruzione in Italia semplicemente facendo dichiarazioni e dicendo aumentiamo le sanzioni, buttiamo via la chiave, perché quella porta rimarrà chiusa senza nessuno dentro. Non serve a nulla aumentare le sanzioni, l'importante è che la pena invece sia certa. Certo. Ma infatti io non ho parlato. È la certezza della pena che manca in Italia e tutto il sistema processual penalistico, non tanto di diritto sostanziale, che continuiamo a modificare senza senso, è improntato alla salvaguardia di chi delinque. Esatto. Sì, però bisogna cambiare anche i meccanismi, no? All'interno della Alessandra, politica. Quello di cui parlava, cioè il Consorzio Venezia Nuova, gli appalti, sono tutte produzioni post Tangentopoli, che il codice degli appalti sia alto così. È molto più sofisticata la corruzione di oggi, una iperanomia legislativa che ha dato la possibilità di delinquere ancora meglio. La comunicazione legislativa non ha sicuramente favorito del fatto di debellare la corruzione, perché nelle norme si annidano molti più modi di agire la corruttela di quanti nelle norme più semplici, no? Dopodiché non ci sono categorie esenti da corruzione in questo paese, di questo si dovrebbe far carico tutta la collettività. Io credo che aver riformato e istituito l'autorità nazionale anticorruzione sia stato un passo importante, detto che ovviamente non sono cose che si risolvono in 6 mesi, 8 mesi o con la bacchetta magica. Vorrei però tornare un minuto su un tema importante, che è quello del lavoro, di cui abbiamo parlato prima e che però diciamo poi è quello che secondo me alla fine tutti i giorni le persone, sia rispetto al sindaco, sia rispetto alla regione, sia rispetto al governo nazionale, si interrogano perché hanno i nipoti che non trovano lavoro, hanno i figli che lo perdono, o perché genera quell'insicurezza che poi dà anche luogo a molte delle discussioni che abbiamo fatto anche sui migranti, sugli immigrati e sulla sicurezza delle città. Il tema del lavoro non capisco perché prima è stato così in maniera molto sbrigativa liquidato il Jobs Act, perché da marzo, cioè da quando è andato in vigore, il fatto di poter avere delle tutele crescenti e agevolazioni fiscali alle aziende che assumono a tempo determinato ha portato 95.000 posti di lavoro in più, o comunque 95.000 trasformazioni di posti di lavoro a tempo determinato. Ora io credo che questo nelle famiglie... In più rispetto a che cosa? In più rispetto all'anno precedente. No. Sì, rispetto al marzo precedente e rispetto alla trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato. Io credo che questo nelle famiglie sia un valore, perché avere la possibilità di accedere a un lavoro a tempo indeterminato è importante per la costruzione della vita delle persone, così come per le aziende aver avuto un regime di sgravi fiscali per le assunzioni. Basta che fino al terzo anno possono essere licenziati, l'assessore prima diceva giustamente rispetto al suo lavoro di andare, di aver già oggi parlato con alcune imprese. Io credo che parlando con le imprese sappiate tutti quanto il fatto di poter
poter accedere più facilmente a dei contratti di lavoro e a una maggiore semplificazione dei contratti di lavoro che il Jobs Act a tutele crescenti porta, sia un vantaggio non solo per i lavoratori ma anche per le aziende nel momento in cui fanno la programmazione delle proprie assunzioni negli anni. Ora, con questo non si è risolto il problema della disoccupazione in Italia, perché diciamo, non è, anche qui la riforma del lavoro è stata varata 2 mesi fa. Dopodiché non capisco perché anche i segnali di miglioramento non vengano mai interpretati come quei passi avanti che si cerca di fare nelle difficoltà che ci sono. Interpretiamo benissimo e velocemente, direttore, perché è giusto. Di queste aziende, 2, di quelle che ho visitato oggi, 5, mi correggo, 2 mi hanno detto abbiamo usato il Jobs Act. Sono aziende che vanno molto bene. Hanno trasformato i loro contratti a tempo determinato a tempo indeterminato, utilizzando ovviamente gli incentivi fiscali previsti dalla legge di stabilità. 2 problemi. Il primo, si erano completamente fermate le assunzioni di novembre e dicembre, semplicemente le hanno traslate da novembre e dicembre 2014 ai primi mesi dell'anno 2015, perché c'erano gli incentivi. Quanto durano gli incentivi? Gli incentivi hanno una copertura massima per 300.000 posti di lavoro, secondo la legge finanziaria. Finiti quelli, finito. Per quanti anni a venire non è dato sapere, perché purtroppo la copertura finanziaria la dovranno ribadire. Allora, 10 miliardi per gli 80 euro, più 6 miliardi stabili per questi 300.000 contratti per i prossimi 3 anni, vuol dire che noi vedremo aumentare le tasse progressivamente di anno in anno. Veramente la riforma degli 80 euro è la prima volta che si tolgono tasse alle persone. Dottoressa, ascolti, 80 euro nella busta paga di un dipendente medio non ha cambiato la vita a quel dipendente e ha indebitato lo Stato ancora di più. Il dipendente medio è 1200 euro al mese di stipendio 80 netto, 80 euro quasi non ha 10% portato, della sua retribuzione. Ha messo la TASI e abbiamo pareggiato. Allora, se no, la paga di più, gli costa di più, ma questo è per entrare sul Jobs Act. Io sono favorevolissima al contratto a tutele crescenti, secondo me è una gran cosa, peraltro semplificherà anche molto la rottura del rapporto di lavoro quando ci saranno problemi, perché ovviamente tu paghi rispetto a quanti mesi ha lavorato da te e finalmente non ci dovrebbero essere più tanti conflitti. Devo dire la verità che in Veneto l'articolo 18 nei 10 anni in cui ho fatto l'assessore al lavoro l'ho visto 5 volte, non era neanche un problema. Quindi il tema del lavoro è che non lo fai per decreto, non lo fai per legge, lo fai solo se le aziende possono assumere. E quelle che hanno assunto, vi ho detto, sono quelle che stanno bene 2 su 5 oggi, e solo se noi diminuiamo la pressione fiscale, perché altrimenti, vedete, i 10 miliardi degli 80 euro, e rispondiamo a un sms delicato, sono quelli che servirebbero per coprire le casse integrazioni del 2014. Gianangelo, siccome tu con me hai lavorato sui temi del lavoro, da aprile 2014 i cassi integrati del Veneto in deroga, vuol dire i lavoratori delle imprese artigiane sotto i 15 dipendenti sospesi, che percepirebbero 800-900 euro al mese, non li hanno avuti. E dico al signore che mi ha mandato l'SMS, non li hanno avuti perché lo Stato, che li aveva messi in una copertura della finanziaria precedente, non ha mai emanato i decreti. Allora io sono preoccupata dell'effetto annuncio, perché prendiamo in giro i lavoratori che poi quando si trovano nella dimensione domestica a fare i conti veri e non gli arriva l'ammortizzatore sociale della cassa integrazione, hanno la TASI da pagare e gli hanno detto che 80 euro ci costano questa cifra, si arrabbiano e non credono più alla politica. Questo è il vero problema. Giusto per il cantore, una replica breve. Sì. No, soltanto che volevo che fosse chiaro, perché forse gli ascoltatori non è chiaro che gli 80 euro è una decurtazione dell'aggravio fiscale, perché sono non ulteriore spesa, ma sono mancati introiti, perché quegli 80 euro sono 80 euro di tasse in meno. Questa è la lettura degli 80 euro, perché sono 80 euro di tasse in meno, 10 miliardi di tasse in meno per i lavoratori dipendenti che guadagnano fino a una certa cifra. Questo è, sì, per carità, anche loro pagano le tasse, anche i lavoratori dipendenti, anche i pensionati pagano le tasse, non solo le aziende. Il carico fiscale sta aumentando. Giusto per dire, nessuno mette in discussione i cassi
non sappia fare le cose, le sa fare, il problema è che non le può fare, perché con chi andrà a governare la sua coalizione, una coalizione conservatrice. Sì, Simone, perché ti non ricordo vuole, che tu hai non vuole in alcun modo, non vuole in alcun modo, non vuole in alcun modo, non vuole, non vuole in alcun modo, non vuole in alcun modo cambiare, perché sono paracadute, non cambiano le finanze, le sa fare, il problema è che non può farle perché la sua coalizione non gliele lascia. Dottoressa, lei insegna meglio, cioè non è così ideologica quando insegna, vero? Lei non si preoccupi che il mio mestiere lo faccia, un'etica professionale. Era solo preoccupata. Non si preoccupi, stia tranquilla. Sono. Grazie, sono molto più rassicurata. Allora si inventano di tutto, ora anche la catena. Lei impari a non mandare certi messaggi a scuola, per comunque. Per farsi compiangere. Perché le abbiamo lette tutte le sue circolari. Le abbiamo lette tutte le sue circolari. In cui dichiara che tutti, no, tutti sono, tutti, cos'è che aveva scritto? Cos'è che aveva scritto? Perché lei l'ha letto? Dica. Che i terroristi, dica, qual era il suo passaggio? No, l'ha letta lei? No. Io lo conosco, il mio pensiero. Lo ricorda quel passaggio? Quindi? Che tutti i terroristi, tutti i musulmani sono terroristi. No, è il contrario, signora. Cos'è? Tutti i terroristi sono lo pubblichiamo domani. Lega, terroristi. Lo letto, però ha invertito. Attenzione, tutti terroristi. A scuola insegni lo bene, però con l'ordine giusto, perché sennò è un problema e bisognerebbe licenziarla. Ce l'abbiamo, allora, a quel punto, ce l'abbiamo la circolare. Ah, ma lo so, l'ho scritta io. Va bene, allora 23.08 abbiamo sforato, ma ne valeva la pena. Cosa vi dico nel promo? Una guerra senza esclusione di colpi in vista del 31 maggio, i candidati si confrontano qui anche domani sera, i veneti schiacciati dalla crisi da una parte in una tribuna e i politici a rispondere alle loro domande, alle loro sollecitazioni. Grazie a tutti davvero, grazie ai nostri ospiti e a voi che avete mandato una valanga di sms, ci vediamo domani sera, non mancate, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Dormiflex, materassi unici fabbricati in Italia. Spacci diretti, ora anche a Cassola. Riposa alla grande, scegli Dormiflex. Zard Plus produce finestre, scuri e portoncini con tecnologia aliena.